Così ti va. Ecco, questi esercizi di stretching per la parte fatica durante. Anche questo porterà bene per la schiena, con una posizione rilassante. Questo è il più Facebook, 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 più
e anche il mio sito e mi aggiungete dappertutto e mi date il mi piace in tutti i miei profili di TikTok, perché mentre andrò in live vi guarirò anche Dio ci mondo del mio santo lì. Questo mondo esploderà. Se non c'è per parliamo e per l'altro, noi moriremo tutti. Quelli che non hanno accettato Gesù morirà. Noi un attimo prima, Gesù ci rilevrerà prima i morti in Gesù e poi sapremo noi. Ecco perché la cosa capire di piegare ginocchia davanti a Dio attraverso Gesù e dire che questo scarico ho poi là anche voi amici vostri questo scarico e chiedendo a Gesù di perdonare anche voi e così avrete la vita eterna e non morirete in questo pianeta Terra. E se riusciremo Dio se vuoi ritornerete a mio figlio. Io condannerò questo mondo, non lo farò scoprire. Anzi, ucciderò il germe che rosicchia le piante. Oh Dio. Il germe che rosicchia le piante. Non ci sarà bisogno di veleni sulla campagna, ma se non farete tutti quelli che non accetterete Gesù hai fatto bene. Per poco ci sarà la hai testa. Fatto bene. Bene, io sono pronto ora, va bene? La unione. Adesso facciamo la prova del 9, a che livello sei di salute, e dobbiamo andare indietro nel tempo dove siamo stati prima, se ci riesci, andiamo un pochettino più avanti. Più avanti vuol dire dove c'è una casa prima di nascere, va bene? Perché adesso va bene, tu chiudi gli occhi, intanto faccio una preghiera che il Signore ti accompagni. Padre Santo, nel nome santo del tuo figlio veniamo a te soprattutto per portare a te la sorella Maria Teresa di Milano, Signore. Noi sappiamo che tu già l'hai guarita. E se non è totalmente, Padre, è quasi totalmente. E noi vorremmo vedere la prova di nuovo a che livello è. Portandola indietro ancora nel tempo, ancora più avanti, proprio dentro il ventre di tua mamma. Ancora non te l'abbiamo portata. Indirizza la tua colpa con la tua mano. Perché sto pregando. Indirizza la tua. Sento male. Senti male. Aspetta che senti. Sì. Fare? Un attimo che sto pregando. Un attimo. Padre, aiuta tu a Maria Teresa, perché già lei si era distaccata dal corpo già mentre pregava. Padre, tienila con mano e aiutala e trasportala dentro il ventre di sua madre. E poi fagli vivere quel momento che stava là dentro e poi portala fuori con un viaggio più sereno fino adesso.
grazie padre, ma non è tanto che il tuo figliolo Gesù. Amen. Ora, piano piano guarite come il tempo. Indietro, trasportati ancora prima di questi anni, 4 anni che hai visualizzato prima, ricordi che il bambino andava vicino. Ecco, adesso vai ancora indietro, c'è una bambina piccolina, piangi, guarda, prendi, già prendi il latte, e mi beberò, no, beberò non c'era preso. Era la mammella di mamma. Vedi, stai succhiando sul latte. E allora avevi qualcosa che ti dava il latte, la bambina. Sperando che erano mammelle, a quei tempi non c'erano questi bebè, queste cose. Vedi un po', cosa stai succhiando? Le mammelle di una baia o qualcosa che ti adattava? Vedi, non ti ricordo, non ti arrivo indietro. Bene, allora, piano piano vai indietro, fai uno scatto, entra dentro il ventre di tua madre, adesso. Vedi, sei entrata, brava, gloria a Dio. Respira profondamente, avverti il sentimento di tua madre. Vedi come ti vuole bene, guarda. Vedi come ti vuole bene, senti scordatevi. Senti, mi vuole ciò che lei ti vuole. Non senti niente. Respira profondamente, abbandonati. Senti qualcosa, un ritmo dentro, un battito di tua madre che sta battendo il cuore. Sì. Bene. Sentiti felice che hai vissuto questo evento. Adesso felice che è attuale, che ha un ritmo che ti sta facendo uscire. E vivi perché hai cominciato a respirare l'aria. Sentiti felice, guarda. Stai pensando che sei qui, stai pensando della gioia che sei qui. Vedi qui, ecco, sei piccolina, bella, Sì, ora vai avanti tu sola. Da sola, cosa stai facendo? Se c'è questo pensiero, cosa stai facendo? Sono nata, avevo... Mi hanno fatto portare in ospedale, mi hanno messo un giacito con dei caricature. Questo me lo ricordo. Sì. Mi ricordo quegli indicatori lì. Vai avanti. Ti ricordi questo? Vai avanti. Cosa è successo dopo? Vai avanti. E mi ricordo che giocavo con mio fratello lì sulle scale di casa. Giocavamo e poi mio papà mi ha fatto la foto che eravamo su, io e mio fratello sulla sua moto. Questo me lo ricordo, è piccolina, aveva la frangia, sì, aveva un vestito bianco, me lo ricordo. E poi mi ricordo tutti i momenti, sono andata all'asilo. Tutti i momenti tristi li butti ai piedi di Gesù, quelli felici li trattieni, va bene? Va bene. Vai avanti. E qui sono andata, e mi ricordo che mia mamma era venuta a prendermi e le suore non mi trovavano perché mi ero nascosta
perché avevano fatto paura, mi dicevano che c'era un camion, infatti c'era il camion, e facevano, credo, i raggi ai bambini, adesso non mi ricordo, e io per paura sono andata in bagno e mi sono nascosta. E quando arrivo da mia mamma non mi trovavano più, ma io ero in bagno che piangevo nascosta perché avevo paura, 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 mi avevano messo paura lì, penso alle suore. E poi avevo anche paura, è molto fastidio. Via, bene, caro Maria, sperando che si sente tutta quella paura, via. Tutta la paura, via. Giuseppe, fratello. Via. E poi mi ricordo che c'era una giostra che si chiamava Dondolino, sempre che nella scuola. Che mi sentite, scusate, ma non c'era la scuola. Per favore. E le suore mi mandavano su quel Dondolino. Anche questo, via. Via. Le suore non erano brave. Dimmi se mi sentite. No, con me non erano brave. Non lo so. Non mi piaceva. Mi piaceva la suora piccolina, la suora Tomasina. Lei era brava. Lei era la suora che cucina. E quando ci faceva il risotto, chiamava la figlia che voleva, andava col cucchiaio per il risotto dentro l'uovo, perché lei non lavava. Questo me lo ricordo. Mi piaceva da lei. Poi giocavo con i bambini a nascondermi. Nascondino. Ero tranquillo. Poi invece una volta avevo la febbre alta e mi ricordo che mi hanno portato a casa di mia zia perché mia mamma lavorava. E poi non so come sono arrivata a casa, sono arrivata a mamma, sono arrivata a tutti quanti. Avevo il febbrone alto, forse avevo la giovane, e poi ho avuto davanti, quando ho avuto davanti. Una persona anziana si è tolto e basta, poi ho cominciato ad andare a scuola, ho detto che se qualcosa che è successo c'è una distrazione e anche io ero convinciata si dovevano aiutare e non mi scherzavano, che guarirà se lei fa la cosa, se ce la mette tutta, adesso ce la metti tutta, invece no, però via. Perfetto. Tu lo vedi che adesso sono più amici dei ricordi, sono più leggeri, vedi? Li butti tu stesso, sei già padrona del tuo corpo e del tuo spirito. Vedi come sei padrona, ti senti padrona? Padrone, così, forte padrone, bravo, vai avanti, abbassati un po' la testa, così, ancora, abbassati un po', così, bravo, così, chiudi gli occhi, vai avanti, vedi come sei bella già, mamma mia, come sei cambiata, e questo è un complimento, vai avanti. Cosa era successo, che venivano lì a casa mia e giocavamo, parlavamo, ed erano ciò che facevano tanto. Via, va bene così, va bene. No, l'hai toccato, vai. E poi io sono andata al mese, che è contatto con c'era niente, una casa da andare di scuola. Poi ho fatto il superiore, uguale, andavo a Milano, andavo anche lì dalle suore. E mi ricordo che era il momento della donna. Si usava la bidonna e le ragazze cominciavano a mettere i pantaloni, ma noi non potevamo né usare i pantaloni né mettere un bidonna per andare a scuola. Allora, quando siccome i suoi erano sulla strada, ti guardavano quando scendevamo per uscire,
Allora tiriamo giù, allora sganciamo la cintura, tiriamo giù la corda fino sotto il ginocchio. Se no potevamo, però ci gridavano. Lo facevano tante ragazze. Poi quando uscivamo di loro, la mamma stava la porta. Perché noi prendevamo il panico. E qui c'erano tutti i ragazzi della Ho fatto pratica da scuola materna perché non avevo l'età per fare il concorso. Ho fatto pratica e la mattina la mia amica che stava mandando forse prendere un caffè, se non mi ricordo che cosa. Ho attraversato la strada io e lei, la macchina l'ha preso di vino. Questo qui arrivava da fortissimo, era una 500, mi ricordo. E arrivava fortissimo ed era entrato nel senso unico, dove non poteva entrare. Lui ha detto 8 marcio, noi eravamo vicino a marciapiede, ma ha detto che ho fatto il volo. Mi sono stata all'ospedale e hanno messo il pubblico in testa. Esatto, hai avuto un trauma, non te lo dico questo trauma, senza rovesciare, non te lo dico, così. Ricordati ai piedi di Gesù, ricordati, accompagnalo con la mente e con il cuore, ai piedi di Gesù, questo trauma che ti hanno dato dei punti in testa deve scomparire, anche il tempo che hai subito questo trauma, vi, e non lo ricorderai più, ricordati che non ricorderai più questo trauma. Ricorderai soltanto un po' di tempo, così, una pausa. Vai avanti. Quindi che siamo lì tutto il giro per prendere. Ho fatto il concorso. Ho presentato tutti i documenti e sono stata assunta dal comune di Milano a lavorare nella scuola materna. Ho cominciato a lavorare. Eravamo io e una mia amica, abbiamo scelto la stessa scuola. Per cui ho iniziato a lavorare. E i primi tempi ero sempre allegra perché ero anche giovane, avevo 18 anni, 19 anni avevo, quasi 19. Mi ricordo che portavamo i bambini col pullman da una scuola all'altra perché erano tanti in quella scuola, non ci stavano, allora venivano da noi che non eravamo i bambini. E c'era il trasporto pullman di questi bambini. E noi su Puma cantavamo sempre io e la mia amica. Mi ricordo questa cosa. E cosa cantavate? Cosa cantavate? Se riesci a immaginare cosa. Adesso non mi ricordo. Ma le canzoni dei bambini cantavamo. Così come dovevano cantare anche loro, perché il tragitto era abbastanza lungo. E allora non ci potevamo cantare. Eravate felici in quel momento, vero? Felicissimi. E questi ricordi li sognerai ogni notte e sarai nella felicità. Notte per notte sognerai questi ricordi bellissimi. Questo è il tempo. Sono cominciata a star male, dovevo stare a casa perché non stavo bene. E che cosa avevi? Che cosa avevi? Com'è che ti sei ammalata? Perché mi sono sposata, ho cominciato a vivere con mio marito, ho cominciato a criticarmi, non avevo mai bene niente. E poi un bravo, e fino a quando ho avuto il primo bambino, e poi il prossimo dopo 9 anni.
veramente io sono una persona fortunata, sono fortunata perché mi ricordo che lei è un'altra, quell'altro c'era che andava a scuola e io mio marito mi parlava sempre, diceva che cose che criticavano, le cose che facevano la madre. Quando diceva che io non vado a lavorare, io vado a giocare, io sì, stavo a testa, la facendo da bambini tutto il giorno. E niente, io ho portato a malare. Cioè, mi stavo a letto, mi riprendevo, poi mi ricordo che quando mia figlia era in pista, io non ce l'ho più fatta, sono stata a letto forse gli ultimi mesi che ero andata a scuola. Me l'ha portata a casa la mia amica perché io non ce la facevo neanche andare a prendere. Eppure chiamavo mia mamma, insomma, mamma vai a prendermi la sedia perché io sto male. Stavo male, male, non riuscivo a farmi da letto. Mi chiamava già la sedia perché io mi guardavo e mi piangevo. Perciò non potevo fare niente. Buttalo via, anche di Gesù questo figlio, tutto, dillo, nel nome di Gesù, ai piedi di Gesù, per il sangue di Gesù, ai piedi di Gesù, tutto questo dolore, tutta questa difficoltà, tutta questa paura, tutto, ai piedi di Gesù, tutto, vai, tutto. Ecco, io stavo male di vedere il figlio così, mi stavo male. Ma come lo vedi adesso questo male che avevi? Come lo vedi adesso questo male che avevi? Che fino alla settimana scorsa ti sentivi di morire, come lo vedi adesso questo male che avevi? Sono stanca, mi sembra di vivere in un altro mondo. Sono rovinata. E te la sei marcata il giorno che hai conosciuto Gesù, in questi giorni, te la sei marcata? Mi sono marcata perché ho scritto su Facebook, ho fatto una pubblicazione dicendo che bisogna avere pazienza perché Dio interviene al momento giusto, la cosa che lì. E poi ti do questo video. Sì, poi ti do questo video e io lo carichi tu, perché tu sei adesso la titolare. Ti do questo video. No. Va bene, aspetteremo un altro paio di giorni, perché tra un paio di giorni avrai le bande. E poi non possono dire, no, non è vero, non possono dire che sono dei cavolati o di sparacello o di broccolo. E la realtà si vede, dal primo video. Hai visto? Abbassati un po' la testa, abbassati un po' così, bravo, così ti vedono tutti. Perché mentre tu stai parlando, stai cambiando aspetto, accenditi nel telefono, accenditi bene, fatti vedere bene, sentiti bene, ancora, che c'è? Così, un altro pochettino. Guardati allo specchio del telefono, ti vedi bene? Così, bravo. Adesso tutti gli occhi nuovi, non alzare la testa, non ti preoccupare, abbassalo un po', abbassi, così ti vedono tutti, così, bravo. Vai avanti, allora, siamo arrivati a un certo punto che hai buttato tutte quelle depressioni che è nata la bambina, dai. Ora tu sei la bambina te la portavano dalla scuola, perché non te la facevi. Che cos'è nato poi? È nato un bambino, poi cos'è nato? Cos'è nato poi? No, la bambina. E poi l'ho cresciuta, per star male, star bene, mi arrancavo.
E basta. E ho tirato fino adesso, l'ho seguita sempre io perché mio marito non andava mai neanche alle riunioni con il maestro, con i professori, andavo sempre io a parlare. Ma come mai? Come mai tuo marito non si è interessato mai della famiglia? Come mai? Perché lui aveva in mente solo di fare una casa a modo suo e basta, aveva in mente solo quello. Ah, solo quello. Non importava niente. Ho capito. Poi sapeva che c'ero io che andavo, ma che se stavo male andavo. E lui no, non si è mai interessato. Non si è mai interessato. Bene, vai avanti, vai avanti. Adesso sono momenti felici o momenti scontenti? Come sono quelli che vengono dopo? I momenti di nervosismo. Per esempio, su cosa caricare? Mi ricordo il nome del Marco, il mio primo figlio, sì. Ho dovuto da far tutto io perché non ho... forse era andato a prendere i confetti, sì, perché non ci riuscivo, c'era una famiglia piccola, facendo questo, sì. Io non avevo molto tempo, mi è andato a ritirare, perché era andato a prenotare, mi era andato a ritirare i confetti, questo aveva fatto. Poi, momenti di nervosismo, lui mi nervosiva perché aveva sempre da dire, mi nervosiva. Ok, bene. Allora, questo nervosismo lo possiamo... Mi sono sempre prima di nervosismo. Io sempre ero nervosa, agitata. Quando non ero così stavo male, stavo a letto. Tutto lo è per di Gesù. Tutto. Senza rovesciare, va bene? Con le mani sole, va bene? Così, brava. Perché ormai si libera. Tutto il grosso l'hai buttato tutto. Ma che cosa puoi fare quando tu vuoi lasciare? Dai, ma mi fa sapere cosa buttare. Mi fai sapere cosa buttare? Quando cercavi di rovesciare, mentre buttavi questo... Okay. L'importante è che capisci che hai buttato qualcosa, è vero? L'importante è che anche le persone che ascoltano comprendano che hai buttato tutta la tua depressione, la tua ansia, l'hai buttato ai piedi di Gesù. Tutto hai buttato. E butta anche questo di tuo marito che non si è interessato mai a te, né al tuo figlio, né a tua figlia, buttalo, tutto, così, butta. Così. No, senza rovesciarti. Va bene, senza rovesciarti, vai, così, vai, io ti guido perché se non vai da sola e magari a qualcuno qua ci può venire il vostro stomaco, senza sapendo che sono cose naturali che tu butti fuori. Dove vuoi? Vai avanti adesso, vai. Sei arrivata già qui, proprio adesso sei qui già, e allora apri gli occhi, allora. Sei qui, apri gli occhi, ciao, Maria Teresa, ciao. Sei più felice adesso, come mai? Sei più felice? E va bene, allora... Fai una bella preghiera e prega per tutti gli altri che ti stanno guardando, tutti. Guarda, ci sono migliaia di persone che ti stanno guardando solo oggi e poi domani andrà in onda e andrà anche in tutte le lingue, in tutto il mondo. Non hai paura che ti guarda tutto l'universo, non hai paura. No. E come mai hai paura di Facebook? Cosa c'ha Facebook? No, perché ci sono tutti i miei amici. Raccontare tutta la mia vita così non mi piace che sappiano tutto di me. E vabbè, ce lo facciamo sapere piano piano con il rallentatore. Va bene, ce lo facciamo sapere con... Non mi piace che sappiano tutto di me, tutto. Va bene, ce lo facciamo sapere quando tu vorrai, va bene?
quando tu sarai più forte, lo prendi il video che ti mando e io lo schiaffi in faccia a tutti, in Facebook, va bene? Intanto fai una bella preghiera e preghi per te, aspetta, per te, per i tuoi figli, per i tuoi figli, per tuo marito e ancora per tutto il mondo, per tutto l'universo, che Dio li aiuti, va bene? Ma falla molto più lunga, falla, perché il tempo ce l'abbiamo, hai detto, vero? Bambina, anche quando te... Allora fai come meglio possibile, dai, una bella preghiera meglio possibile e chiudi gli occhi, vai. Oh caro Gesù, caro Padre benedetto, in eterno, io vi amo, voglio stare con voi, voglio stare con te, insegnami la tua strada, che arriva il Padre, il Padre che mi ama. Così come sono, mi accetta così come sono. Mi accetta tutti quanto, mi accetto me stessa. Ma io sono sicura che Gesù mi cambia. Sono sicura. Io so che mi sta cambiando, che mi sta curando. Io lo so che mi sta cambiando, perché sono già cambiata. In 2 o 3 giorni faccio cose che non facevo da anni. Grazie Gesù, grazie Padre, grazie Spirito Santo. Gesù, lascio nelle tue mani i miei figli, Marco e Silvia. La Silvia, sai che ha bisogno di trovare un compagno, un marito buono, bravo, che non la prende in giro. Un marito che la segue, che segue la sua famiglia e i suoi figli. E ti presento anche Marco, che è sempre agitato, che poverino ha subito una separazione ed è rimasto molto male. Adesso si sta riprendendo. Ti raccomando, Marco, il suo lavoro e il suo bambino, Leonardo. Gesù, tienili vicino a te, ti prego, tienili vicino a te, che non vadano lontano, non vadano via dalla tua strada. E ti prego anche per mio marito e mio figlio. Amen. Anche per tutte le persone che ci stanno guardando, tutto il mondo, perché tutto il mondo deve conoscere che tu sei veramente, non come lo descrive il mondo, no, non è così, non come lo descrive la Chiesa Cattolica, non è così, ma Gesù e il Padre Eterno sono con bontà infinita, misericordia, sono tutto. Il Dio onnipotente, dove a lui tutto è possibile, tutto. Ma oggi Gesù, ti devo chiedere una cosa, mi fa male la schiena in alto, oggi non riuscivo a passare. Fai guarire, ma anche lì, non riuscivo ad abbassarmi oggi. Grazie Gesù, grazie Dio Santo, grazie Padre. Amen. Allora, hai detto che ti faceva male da qualche parte poco fa? Sì, alla schiena. Ce l'hai ancora il dolore? La schiena è qui. Il dolore ce l'hai ancora? Ce l'hai ancora il dolore? No, adesso no, no. Gloria a Dio. Hai visto che è uscito anche il dolore? Mentre tu... Se hai fatto il viaggio, hai scaricato anche il dolore, hai visto? Ma hai visto come stai diventando bella in 3 giorni? Ma che cosa hai fatto? La plastica? Che cosa hai fatto? La plastica? A 3 giorni hai fatto la plastica, hai fatto, guarda. No, no. No? Ma è impossibile, in 3 giorni come hai cambiato così? Ti hanno sgonfiato. Ti hanno sgonfiato, con la siringa forse, ti hanno sgonfiato. E gloria a Dio. Padre, nel nome santo del tuo figliolo ti chiedo grazie. Grazie per Maria Teresa che tu l'hai aiutato e che la stai aiutando ancora. Ti prego per sua figlia perché vuole sposarsi. E ci sono tanti fratelli che mi hanno detto per una donna, sorella in Cristo, che vuole amarla. Ora dipende di te, Padre. Facci
mi faccio incontrare con questi fratelli che mi hanno chiesto di sposarsi, che chiedono sorelle in Cristo che amano veramente te, Signore. E se ancora sua figlia non ama te, Padre, fai che sua madre gli vada a parlare, gli dice: guarda, ama Gesù, vedrai che già c'è pronto un fidanzato, già è pronto il fidanzato, amalo, buttati ai piedi di Gesù e stasera stesso, se non domani o dopodomani, avrai l'amore, l'amore vero. Grazie papà che tu fai questo per la figlia di Maria Teresa, ancora per tuo figlio e ancora per suo marito. Signore, grazie nel nome santo del tuo figliolo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Bene, sorella, saluta a tutti e gli dici cosa ci vuoi dire. Ci vuoi dire qualcosa di invogliamento? Vedete Gesù, è fidato al Padre che lui è il Dio dell'impossibile. In tre giorni. Lui ci vuole solo amare. Digli quando hai cominciato a fare queste pratiche. Dopo che è nata sua figlia. Cos'era? Tre giorni fa. Tre giorni fa, allora. Oggi è venerdì. Allora martedì hai cominciato. Che bello, mamma mia. Martedì.